tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Questo nuovo video sarà per parlare delle nuove uscite. Scusate questa R, muscissima. Nuove uscite su Netflix a gennaio 2019. Il nostro primo video del 2019 sulle uscite cinematografiche. Non sono cinematografiche, di Netflix. Scusate, come avrete capito ho bevuto del caffè, si capisce da come parlo in questi video. In questo video io vi parlerò di quello che ho visto, di quello che non ho visto, delle mie sensazioni leggendo semplicemente la trama e malignando terribilmente sulle nuove uscite di Netflix. È una roba un po' così, un po' chiacchiereccia, non prendetela troppo sul personale, non prendetela troppo sul professionale, perché è semplicemente una chiacchiera da bar per rimanere aggiornate sulle uscite di Netflix. Spero che questo video vi piaccia, vi possa tenere compagnia. Nel caso fosse così, fatemelo sapere con un like, un commento oppure iscrivendovi al mio canale. Grazie mille per i nuovi iscritti, benvenuti, ma soprattutto grazie a chi mi supporta da un sacco di tempo. Grazie! Stiamo diventando un po' come quei matrimoni che festeggiano le nozze d'oro e d'argento in quei luoghi un po' pacchiani. Per scegliere i prossimi video, per suggerirmi su cosa vi piacerebbe un video, potete seguirmi qui su Instagram. Ma iniziamo con le nuove uscite su Netflix. Questo video non è sponsorizzato da Netflix. Tutte le mie informazioni le prendo dal sito Netflix Lovers. Non è neppure sponsorizzato con loro, sono semplicemente una che sta a leggere e sei metà chiacchiera, va bene? Ecco, sono qui con il mio caffè americano, quindi avete già capito il motivo per cui sono così. Sono euforica! Iniziamo a parlare delle uscite di gennaio. Il primo gennaio è stata inserita Gossip Girl. A me non me ne è mai fregato niente di Gossip Girl, scusate. So che molti lo amano, però voglio capire, c'è qualcuno a cui, cioè, non gliene è mai potuto fregare di meno? È vero che capisco che il problema probabilmente sono io, magari dovrei inserire meno che in una stessa frase. Quando tutti si vedevano, che ne so, Dawson's Creek, di O.C., tipo io di O.C. non ho mai visto, perché mi sembrava noioso, che mi andava a guardare Law & Order. Cioè, è normale che una a 14 anni si metta a vedere Law & Order? No. Ecco, questo è il motivo per cui dovreste vedere delle cose per adolescenti. Gossip Girl, io so pure come è andata a finire, pur non vedendo per niente, però boh, mi sembrava un po' noioso. Boh, non offendetevi, ecco, non vi sto insultando la madre. Il primo gennaio è stato inserito anche Comedians of the World. È una serie TV, questa serie globale di speciali comici presentati da 47 artisti provenienti da 13 paesi diversi che presentano il loro punto di vista su cosa far ridere intorno al mondo. Next! Stand up comedy, roba così. No. Altra cosa inserita il primo gennaio è lei, Vixen. Vixen, dazzi. Come sto parlando? Vixed, che sembra tipo il Vix. Allora, la serie TV sembra una roba tipo fantascientifica, oppure è semplicemente la foto di una qualità un po' pessima. Allora, è una serie TV che ha 3,4 cuoricini e c'è scritto: l'ispettore Jack Armstrong, pigro e affascinante, lavora in coppia con Kate Bishop, esempio di professionalità, ma i due non riescono proprio ad andare d'accordo. Vabbè, questi litigano, ma alla fine si accoppiano, già lo sappiamo come va a finire. Next. È stato inserito anche un anime che si chiama Tutor Hitman Reborn. C'è l'immagine di questo con le mani infuocate, tipo i pugni di fuoco. Però Reborn, io penso a Follettina, quindi questo immagina le bambole di Follettina con tipo i pugni infuocati. Scusate, non fa ridere, questo non verrà mai inserito in uno speciale comico intorno al mondo, però a me fa ridere. Ho un pessimo senso dell'umorismo, ok? Allora, Tutor Hitman Reborn, di che cosa parla? L'indolente Tsuna diventa a sua insaputa un favorito della mafia italiana e incontra un assassino di un anno di nome Reborn. Cioè, sinceramente non è così diversa la trama rispetto a quella che avevo immaginato io con una delle bambole di Follettina, che sta domandando ad addestrarlo. Quindi questo c'ha un bambino di un anno che lo addestra. Che magico mondo il Giappone. È stato anche inserito un film, Pokémon Shelgoteka, un film del 93, che è animazione sinceramente lascia un po' a desiderare. Il giorno del suo compleanno Ash cerca di prendere il primo Pokémon e finisce con un testardo Pikachu con cui intraprende un viaggio alla ricerca del leggendario Ho-Ho. Scusa, non ho mai visto nemmeno Pokémon per intero, mi piacevano solamente i Pokémon tipo Pikachu, Eevee mi piaceva tipo il pony infuocato. Questo video sta diventando qualcosa di davvero terrificante, scusate. Però non vedo l'ora che esca Detective Pikachu, perché è così carino! È così carino, scusate. Pikachu è carino! Come fate a non amarlo, Pikachu? È così bellino! Questo video sta degenerando. È stato inserito il primo gennaio anche Polar Express, un film che io non ho mai visto, lo sapete? Non mi è mai
emozionato più tanto. Delicata storia di un ragazzino che alla vigilia di Natale ritrova lo spirito natalizio grazie a un viaggio in treno nel Polo Nord. Emozionante? No, però magari voi l'avete visto, tutti ne hanno parlato benissimo, non lo so. È stato inserito anche un film che si chiama Fate Stay Night, è un altro film giapponese, anche qui la trama si presenta davvero fantastica. 10 anni dopo la guerra del Santo Graal, la battaglia riprende. Un giovane assume il ruolo di protettore dell'anima Sakura, dell'amica Sakura, scusate, il mio cervello sta andando altrove, e cerca di realizzare un'ultima volontà. L'immagine è un po' ambigua perché c'è sta casa diroccata con questa con i fiori in mano, cioè una battaglia, non lo so. È stato inserito anche un film, Remember Me, col tizio di Twilight, che in realtà è un bravo attore, però poraccio. Tyler soffre ancora per la tragedia alla base delle tensioni con il padre. Quando incontra Ally, una ragazza che comprende il suo dolore, vabbè, solita cosa di lui che si innamora, pianti, non ce ne frega niente. È stato inserito anche Basilicata Coast to Coast, con un Rocco Papaleo che dimostra 70 anni di meno, ma quanto è invecchiato durante tutto questo periodo. Vabbè, Basilicata Coast to Coast, film italiano, 4 componenti di una band percorrono 100 km a piedi per partecipare a un festival musicale, una trovata pubblicitaria che si rivelerà catartica. Mi interessa? No, non lo voglio guardare nemmeno sotto tortura. Questo sembra interessante, documentario, la radice del problema. L'immagine sembra figa, con tipo questa bocca con tutti i teschi, già me l'hanno comprata. La decennale ricerca della causa delle malattie croniche che lo affliggono diventa una denuncia dei rischi collegati agli interventi di devitalizzazione dei denti. Questo non è quello che mi aspettavo, onestamente. No. È stata inserita un'altra serie TV, la seconda stagione, che si chiama Novine. Lo scontro di piani segreti turba le elezioni presidenziali, mentre giornalisti, magnati e politici si incrociano in un gioco di potere. Next. È stato inserito anche un film, Ho cercato il tuo nome. Rientrato dall'Iraq, il veterano Marines Logan si mette sulle tracce della donna ritratta in una foto portafortuna che ha cambiato il suo destino dalla missione. No, cioè, sinceramente no. Cioè, ma vi immaginate, vi fanno una foto, la buttano, che ne so, sulle cornicette che vendono dal negozietto dei cinesi e poi c'è matto che si innamora di voi e vi viene a cercare. Ma che vuoi? Io cambio indirizzo, cambio nome, sparisco, mi consegno alle autorità argentine, cioè siamo matti. Boh. È stata inserita la serie TV Winx Club, vabbè, le Winx. È stata inserita anche Facciamo Ordine con Marie Kondo, che io sinceramente non so se guardarlo o meno, perché tempo fa andava di moda il suo libro, che la gente si comprava per sapere come mette, tipo come piega e piega e camicette, con tutto il buon cuore, ma no, io vedo i video, questo libro mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di vedere le cose, porca miseria, è un video, è un libro in cui si dice su come piegare i pedalini, cioè con tutto il buon cuore. Quindi hanno fatto sta serie TV in cui Marie Kondo va a casa della gente e si mette praticamente a piegare cose, quindi che fa? Fa tipo collaboratrice domestica gratis? Non lo so, se vuoi Marie Kondo te faccio venire pure qua, ti viene infarto, però a tuo rischio e pericolo. È stato inserito anche Dorian Gray, un film che è stato spernacchiato da morire, che parla insomma della storia di Dorian Gray rovinandola terribilmente. È stato inserito anche il 1 gennaio Candidato a sorpresa con Will Ferrell, cioè 2,9 cuoricini, nessuno praticamente ne ha parlato, probabilmente perché fa cagare. Quando un politico alle prime armi, spalleggiato da 2 improbabili benefattori, si candida contro un consumato senatore della Carolina del Nord, sono guai a non finire. Farebbe anche ridere se non fosse la vera storia della politica attuale. Molto divertente. È stato inserito anche Murder Party. Un uomo solitario partecipa a una festa di Halloween e scopre che gli studenti artistoidi che ospitano l'evento hanno intenzione di ucciderlo per ottenere dei soldi. Sempre meglio della storia di Marie Kondo. È stato inserito anche Twilight, Eclipse. Eclipse che era l'ultimo? Mi sembra di sì. Io mi sono letta tutti i libri perché sono usciti in un periodo in cui ero giovane e innocente e mi sono letta i libri. Mi piacevano pure un sacco. Il primo mi era piaciuto un sacco fino a metà. Però avevo 17-18 anni. Faccio finta di essere molto giovane in quell'epoca. Ma avevo letto tipo questo libro che ha fatto impazzire gli adolescenti, parla dei vampiri. Io, oh mio Dio, devo leggerlo. Scusate, abbiate pietà. Poi l'ultima era una zozzeria, cioè un libro così dove non succedeva un cavolo. Vabbè, poi è stato inserito anche Twilight. Coraccio, questi qua hanno sta cosa di essere comparsi su sto film.
È stato inserito anche Ninja Assassins, che è un po' tipo Batman Ninja. Quando il suo migliore amico viene ucciso dall'oscuro clan Ozuno, Raizo, un orfano addestrato fin da piccolo per diventare un assassino, giura vendetta. Ma vi immaginate a prendere il ragazzino di 5 anni di tu diventerai un grande assassino da grande? Ma gli assistenti sociali dove sono? È stato inserito anche Shopkins Wild, una grande avventura, sembra una cosa di animazione un po' inquietante, passiamo oltre. È stato inserito anche una cosa che sembra tipo asiatica, Memorie di Alhambra. Iju è devastato dopo aver saputo di Seju e la sua fiducia in Jin-Hu si sgretola. Che cavolo è Seju? Cosa è successo? Spiegatecelo. Boh, non lo so, è vero, è la prima stagione, sono solamente l'ottavo episodio, cioè non capisco, fateci sapere cosa è successo a Seju. Vabbè, qualcuno ha visto questo episodio, sa che cosa è successo? Chi è Seju? Cosa ha fatto? Fateci sapere. Arriviamo al momento trash. Dopo Twilight si andrà sempre più sul trash, ovvero il film sulla vita di 50 Cent. Non so se lo sapete, ma 50 Cent, ok, gli hanno sparato, roba così, si è uscitato tipo Kenshiro, però lui ha pure finto di essere povero per non pagare l'alimenti a Natizia, cioè una roba tipo poraccissima, ha finto di essere poveraccio a andare alle mense di poveri, cioè una roba proprio imbarazzante. Quindi c'è sta storia sulla vita sua di 50 Cent, che è scomparso dall'epoca in cui Eminem l'aveva buttato dentro e ha fatto una finaccia. Poi è stata inserita anche la maschera di cera, un'attrice d'eccezione, ovvero Paris Hilton, e una zozzeria, che vi devo dire. È stata inserita anche Sammy 2, la grande figura, sì, la grande figura, è quella che sto facendo io con questo video, la grande fuga su una tartarughina pazzerellina, e poi è stato inserito, ma che cos'è? Pinky Malinky, ma che cos'è? C'è una foto di un gatto e sa... Allora, Pinky Malinky, trovato positivo in tutto, compreso il fatto di essere un hot dog. Ma c'è un gatto e le immagini sono tipo di un tizio marrone che sembra una patata e di un tizio giallo. Che hot dog è giallo, sinceramente? Non un hot dog da mangiare. E insieme agli amici assapora la vita e l'entusiasmo. Perché c'è sto gatto nella copertina? Io non capisco, scusate. Netflix, tu stai giocando con la mia salute mentale, ecco. È stata inserita anche New Moon, ne sentivamo il bisogno? No. È stato inserito Identità Violate, che è un film trashissimo, io l'ho visto perché adoro Angelina Jolie, mi guarderei veramente pure lei che sta lì a capa i fagiolini, però è una serie di film, non lo guardate. C'è una scena trash sul finale che non vi dico, cioè un finto accoltellamento sulla pancia, cioè... È stato inserito anche Birth Mother, ossessione fatale. Fermamente decisa ad avere un figlio, una coppia di successo ingaggia una madre surrogata, apparentemente ideale. La nuova ospite però si rivela squilibrata e pericolosa. Che film è? È stato inserito anche Tammy, con quella che ha fatto Suki per una mamma per amica, però non mi ricordo come si chiami realmente, ma va bene. Ancora sconvolta dal licenziamento e dalla scoperta del tradimento del marito, a Tammy non resta altro che fuggire dalla realtà, insieme alla nonna alcolista. Wow! Che bei momenti! È stato inserito anche Resident Evil, The Final Chapter. Ve ne ho parlato di tutto ciò, vi lascerò il link qui sotto. È stata inserita anche la serie TV anime Danmachi. Il goffo ma simpatico Bel Cranel ha sete d'avventura e dopo aver conosciuto la dea Estia troverà pane per i suoi denti. Bah. Il 4 gennaio però è stato inserito altro, ed è stato inserito Ray Donovan, che sembra una serie TV dai canali 5. No, Rete 4, scusate. Vabbè, andiamo oltre, chi ce frega. Lui è carino? Dipende tutto da quello. Non sembra, non è ben chiaro, approfondirò. È stato inserito anche un altro film di Natale, che è Chiami il mio agente. In un'agenzia di spettacolo parigina, gli agenti si danno da fare per accontentare le star che rappresentano e riportarle sulla cresta dell'onda dopo una crisi imprevista. Vista. No, non è decisamente il film per me, sarà un film romantico tristissimo che fa cagare, che non fa per me. È stato inserito anche un film che si chiama Il respirare normalmente, la vita di una madre single islandese con difficoltà economiche e di un richiedente asilo della Guinea-Bissau. Rischio di deportazione, si intrecciano in modo inatteso. Il cinema islandese è molto particolare. Molto molto, quindi se è un film islandese sarà molto particolare. È stato inserito anche Lionheart, che a me sembrava di averlo già visto tempo fa, forse no, quello Cuor di Leone, forse lo sto confondendo con un film fantasy trash degli anni 90. Quando il padre si ammala, Adaeze assume la guida della società di famiglia insieme allo zio e si mette alla prova in un mondo dominato dagli uomini. Lei è una donna, ci sono due foto di due uomini qui.
Boh, non capisco. Il 1° gennaio sono state inserite anche altri film, scusate, me l'ero dimenticata, ma questo video è approssimazione pura. È stato inserito anche The Lego Movie, che devo recuperare, perché mi avete detto tutti quanto sia bello, e tutti i film The Lego, tipo a tema Justice League, Batman, Lego Batman, super super carino, mi è piaciuto un sacco. È stato inserito anche il film The Snatch, di Guy Ritchie. Il cinema di Guy Ritchie ci... mi piace, ma non è emozionantemente. C'è anche la serie TV adesso di The Snatch con... sto perdendo la voce, scusate. Il tizio che ha fatto Ron Weasley e... I don't know. È bella, è brutta. Io la vedrò probabilmente nel 2024, forse, con tutti questi tempi e tutte le serie TV che ho da recuperare. È probabile. Sono inserito anche Argo, che a me non era piaciuto per niente, ma secondo me Ben Affleck ha il talento recitativo desta tazza. Potrebbe vincere un Oscar, per quanto mi riguarda, più rispetto a Ben Affleck. Fare la faccia da fesso, sinceramente, non è una grande prova attoriale, però va bene. È stata inserita anche Benvenuti a Zombieland. Questa è una figata pazzesca. Vedetelo, vedetelo, vedetelo. C'è anche un cameo di Bill Murray, quindi che fate voi di spegnere questo video, andate a vedere Benvenuti a Zombieland. È stato inserito anche Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson. Il mondo ordinato di uno scrittore ossessivo compulsivo crolla quando viene trascinato nella vita di una madre sotto stress e del vicino di casa gay. Io credo che sia un film invecchiato forse un po' male. Ci sono dei film che, rivedendoli ora, fai così per i temi come sono trattati, forse è uno di questi. È stato inserito anche Blue Jasmine, che a me non è piaciuto onestamente. Ogni volta che lo dico fanno: ma tu perché dici così, perché ce l'hai con Woody Allen? No, Zelig secondo me è un ottimo film, Blue Jasmine secondo me non del tutto. È stato inserito anche Il caso Thomas Crawford, con Ryan Gosling, Joe Vincello e Anthony Hopkins, con tipo dei capelli un po' pazzerellini. Io non l'ho mai visto questo, non lo so, è bello? Me lo consigliate? Poi sarà inserita la terza e ultima stagione, se non sbaglio, di una serie di sfortunati eventi che devo ancora recuperare, perché io avevo visto solamente la prima, devo recuperare la seconda e la terza. Poi è stato inserito Limitless, c'è, oddio, Bradley Cooper, secondo me Bradley Cooper ha anche lui talento recitativo di una tazzetta. Mi fa lo sguardo tipo arrabbiato, così. Non è talento recitativo, è tipo Matt Damon che fa la faccia da fesso. Non è talento recitativo, c'ha sempre quella faccia. Vabbè, Limitless di che cosa parla? Lo scrittore è Eddie Morra, bellissimo nome, complimenti, è in crisi lavorativa, ma l'uso di una nuova droga capace di potenziare al massimo la capacità del suo cervello gli cambierà la vita. Che cosa farà? Dirigerà Star is Born, forse è quello. È stato inserito anche Butler, un maggiordomo della Casa Bianca. Questo mi hanno detto che è molto molto bello, la storia del maggiordomo nero all'interno della Casa Bianca. È stato inserito anche una serie TV anime, ovvero Terror in Resonance. Quando un attacco terroristico devasta Tokyo, un indizio misterioso sull'identità dei sospetti confonde la polizia e la paranoia si diffonde tra la gente. Questo sembra figo. Voi l'avete visto? Perché sugli anime io so praticamente zero. Voi siete più... yeah, noi sappiamo tutto. E poi che cosa verrà inserito? Dal 5 gennaio verrà inserito 50 sfumature di nero, che era quasi meglio del primo. Il primo, vabbè, era difficile far peggio del primo, eh. L'ultimo non l'ho visto perché non mi hanno invitata all'anteprima e io non volevo spendere i soldi. Detto così proprio in breve, quindi non l'ho visto, non ho fatto il video, la gente non c'aveva nemmeno voglia di prenderlo in giro. Vabbè, il secondo è, cioè, dei momenti trash, tipo con le palline cinesi, roba così, bah. Poi c'è, dall'11 gennaio verrà inserito Sex Education. Cos'è? Un inesperto Otis sfrutta quanto appreso dalla madre sessuologa e si allea con la ribelle Maeve per organizzare a scuola una clinica di sesso segreta. Vi immaginate a parlare con vostra madre della vostra vita sessuale? Cioè, iniziamo da qui e portiamo il tutto davanti a uno psicologo, ecco. L'11 gennaio verrà inserito anche Titans, la prima stagione. Sembra una trasciata epica, come quasi tutte le serie TV della DC, possiamo dire. A parte Gotham, Gotham sembra seria. Il resto pare tutto una zozzeria. Supergirl pare in pigiama, Flash... ma poi Superman, Superman deve essere figo, basta. L'11 gennaio verrà inserito anche Friends from College. Vabbè, un gruppo di amici ritrovati anni dopo il college tornano con le loro disavventure settimanali, sentimentali e relazionali. Ce ne può fregare qualcosa? No, ci abbiamo già i nostri problemi, cari. Il 14 gennaio verrà inserito Manchester by the Sea, che era piaciuto a tutti, ma io onestamente a me non era piaciuto. Che vedevo di... ve l'ho lasciato la recensione qui, non sarete d'accordo. Il 17 gennaio verrà inserito Star Trek Discovery, la seconda stagione. Io ancora devo vedere la prima, ma con calma, Marta, che fretta c'è. Il 17 gennaio verrà inserito anche American Crime Story, l'assassino di Gianni Versace. Io voglio troppo vederlo perché sembra bellissimo, ho visto delle immagini, sembra bellissimo.
bellissimo. Edgar Ramirez è sempre bello. Bello, 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 fantastica Penelope Cruz con tutto sto biondume, stile Donatella Versace, però mi sento in colpa, perché, cioè, Donatella Versace non voleva questa serie TV, e nemmeno Allegra, la nipote di Gianni Versace, e io mi sento in colpa, quindi devo superare questa cosa. Il 18 gennaio verrà inserito anche Grace e Frankie, la quinta stagione. Io ho visto una delle prime puntate e poi basta. Il 18 gennaio verrà inserito Carmen Sandiego, la prima stagione. Io non ne sentivo la necessità, voi invece sì. Io nemmeno mi ricordo di che parlava la prima, mi ricordo solo che questa spariva, questo cappello un po' alla H&M e basta. Poi a gennaio, non si sa bene quando, verrà inserito anche la seconda stagione di The Punisher, che era la rottura infinita, cioè io ho visto le prime tre puntate, io mi immaginavo questo sempre a petto nudo che stava a ammazzare la gente, invece niente, parole, cioè lui è bello tantissimo, cioè... figo, ok, però c'è un po' d'azione, ecco. Non guasterebbe. 25 gennaio, Unbreakable Kimmy Schmidt, stagione finale. Devo recuperare anche l'altra. 25 gennaio sembra una cosa figa. Viene inserito Polar, Duncan Whistler e Black Kaiser, il miglior assassino del mondo. Oh, questo sembra figo. Ormai in pensione, ma considerato una minaccia, verrà preso di mira da un esercito di assassini più giovani, veloci e spietati. Duncan dovrà usare tutta la sua esperienza e astuzia per superare i suoi nemici. Oh, questo promette bene. 28 gennaio verrà inserito Il discorso del re. Ve ne ho parlato, se no, almeno credo di aver fatto un video dedicato, non ne ho idea. Nel caso ve lo lascerò qui sotto. Bello, ma non così indimenticabile. È uno di quegli Oscar che sinceramente dopo un po' di anni te ne dimentichi. Sto vedendo le cose che usciranno a febbraio. Sinceramente una di quelle voglio vedere è The Umbrella Academy. Quella la voglio vedere, sembra una figata. Che è ispirata poi ai fumetti di Gerard Way, quello dei My Chemical Romance. O Romance, come lo vogliamo dire. No, queste erano le novità su Netflix. Ora sto dicendo chi se ne frega. Questo video è un po' così, un po' una chiacchierata da bar. Mi sta andando anche via la voce, scusate. Devo sorseggiare il mio caffè oppure il mio Ben Affleck? È un po' ambigua detta così. YouTube che mi flagga il video tipo 3, 2, 1. Mi sono anche risparmiata dal fare l'1. Queste erano le uscite su Netflix. Fatemi sapere voi cosa vi interessa, su quale vi piacerebbe una recensione. Scrivetemela pure con un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se siete rimasti fino a qui, lasciate qui sotto un emoji di un topo. Così a caso, non c'entra niente. Perché un topo? Boh, perché quando la usi un emoji con il topo? Scusate, io mai, non trovo mai l'occasione. A meno che non ci avete un topo dentro casa quando la mettete. Vabbè, topo.